Tutti i film importanti hanno delle gestioni che prescindono un po' da noi. E ringrazio, tra l'altro, vedo che siamo più di 100 persone della stampa, per cui ringrazio dell'attenzione. Allora vorrei innanzitutto, come spesso mi capita quando produco biografie, e l'ho fatto con Olivetti, con Mennea, con Mia Martini, ringraziare chi mi ha dato l'opportunità di farlo, ringraziare Alberto, perché è sempre un tema, non so come dire, pericoloso, no? Quando si entra nei sentimenti, nel privato. In questo caso, però, la sua storia mi stava a cuore. Dicevo appunto che esiste sempre una specie di coordinamento dei pianeti, perché l'avrei voluta fare tantissimo, 6 anni fa, ma non trovavo uno sceneggiatore disposto a scrivere questa storia. Questa è la tragica verità di questo paese. Perché alla domanda facciamo torreggiare, la risposta era: fra un terrorista e un borghese di merda, starò sempre dalla parte del terrorista. E questo mi feriva molto, non perché non ami i rivoluzionari, proprio una foto di mio padre, che è stato il capo dei partigiani durante la guerra, per cui a suo modo era un partigiano ed era un rivoluzionario, ma perché penso che la verità sia importante, no? Sia importante raccontare al paese, la narrazione. E questo colgo l'opportunità di ringraziare Paolo Del Brocco, che in questi anni mi ha permesso di coprodurre con lui tantissimi film, storie importanti, da Jacques Cuse a Faletti, a Dolce Roma e altri ancora, e di poter stare su un solco di narrazione italiana che è fondamentale per l'elaborazione del nostro paese. E di avere due bellissimi interpreti, oltre anche a Gianluca Gobbi, che credo non sia con noi oggi, ma che è un bravissimo attore, ma ovviamente Francesco Montanari e Laura Chiatti, e ai figli, che hanno fatto i ragazzi che hanno fatto i figli, perché è una storia di cuore, una storia di come un cuore viene pugnalato e ferito, ma non è solo il cuore di una famiglia, è anche il cuore di un paese. Vedete, questo è un paese fondato sul capro espiatorio, ma non c'è mai un'elaborazione interna su quello che accade, cioè non c'è mai una domanda, chiedersi dove io sbaglio. No? Noi abbiamo messo, no, i grandi statisti, no, sul pulpito e poi li abbiamo fatti scendere: Andreotti, Craxi, Berlusconi, poi Renzi, adesso lo faranno anche con Draghi. Cioè, noi tendiamo a dare responsabilità ad altri, qualcun altro deve risolvere per noi e poi noi dobbiamo vivere bene tranquilli perché è colpa sua se va male o è merito suo. In questa storia c'è un microclima, non so come dire, che rappresenta quello che è un cambiamento climatico, culturale, chiamerei, determinante per questo paese. Cioè l'elaborazione dei lutti, l'elaborazione degli errori. Perché, vedete, e questa è la ragione per cui ho fatto questo film, e ringrazio veramente Fabio Resinaro, che ormai è parte della famiglia di Zio Entertainment da tanto tempo. È perché io non ho mai potuto sopportare, e ringrazio i giornalisti che possono ascoltare queste parole, che la stampa linciasse una vittima, perché si pensava che fosse più importante la battaglia politica che la vita di un borghese. E questo è inaccettabile, perché vittorianamente sosteniamo le tradizioni perché le tradizioni ci sostengono. La tradizione anche di un gioielliere, di chiunque fa un lavoro che è importante. Che voglio dire, non sarà chic e raffinato come quella di un editore, ma comunque è un lavoro. E vedere come i giornali è impressionante, guardate, andatevi a vedere cosa scrivevano tutti i protagonisti della stampa di oggi contro Torreggiani. Contro Torreggiani. E questo a me ha motivato, siccome sono così, mi piacciono le sfide, e ringrazio Paolo per avermela lasciata fare da produttore. In questo film si racconta anche questo. E penso che voglio fare i complimenti a Fabio perché non era un film facile e ha colto esattamente l'essenza.